Buongiorno, buon sabato e buon inizio del weekly vlog. Io sto per uscire, sto per andare con mio fratello, mia cognata e Isabella. Stiamo andando a Mottarone, mi hanno invitato ad andare con loro perché mi hanno visto abbastanza triste sola. Scherzo. È una giornata bellissima, ma fa molto molto fresco. Arriva agosto e arriva un tempo bruttissimo. Buon pomeriggio! Guardate dove siamo. Oh, guardate che bello! Ce l'abbiamo fatta! Non dovevo correre in salita. No, io voglio fare assolutamente quel coso. Top! Dai, facciamolo! Alla fine è venuta anche Isa. Non so come riuscirò a riprendervi la discesa perché così mi porterà sicuramente la videocamera, quindi vi riprenderò al contrario. Wow! Cioè, si tiene giusta roba e noi andiamo! Una bomba! Guardate che panorama, ragazzi! Ora si va pianino. Ciao! Aia! Fanno abbastanza male queste cose. Che ficata! Eh? Gli ultimi 2 mesi sono più filmato io. Oh, adesso si sale. Sì, adesso mi riporta su in automatico, mi riporta È stato in cima. bellissimo. Scenderete poi sull'altro che più va in cima con questo. Ah, ok. Fichissimo, veramente fico, fico, fico. E qua ti godi praticamente la scalata. Adesso sta andando da solo. Bellissimi rumorini di fondo, molto rincuoranti, devo dire. Ah no, c'è un'altra bellissima salita, guardate. Guardate Angela quando sta in alto. Wow! Ecco, adesso modalità foto della vastità del che ce ne frega. L'abbiamo fatta tutti. Bello, veramente bello. Ci siamo fatti delle foto top, bellissime. Oddio, sono due persone unite, sembrava un cavallo monoculo. Vabbè, un burrone. Vai, vai! Tutto ciò io prima sono caduta in un buco. È stato entusiasmante perché mentre Michele scattava la foto io sono caduta. La foto tipo... Guardate che bella, stupenda, che bella. Adesso ci vuole tipo Piero Angela, live quark. Mio Dio, guardate quanto è grossa, cioè vi assicuro che è enorme. Miki, non farmi ridere. Dico così perché sono 3 giorni che non filmo, infatti questo weekly sarà veramente molto molto corto. Ci tenevo però a realizzarlo, a registrarvi lo stesso e vi piazzo qui perché mi spiaceva comunque non mettervi delle scene carinissime tipo quelle di quando sono andata al Mottarone con Michele, Angela e Isa. E poi soprattutto perché alla fine, cioè nel senso mi dispiace non mettervi un weekly perché so che vi fa tanta compagnia e voi fate tanta compagnia a me. Che cosa è successo in questi giorni? C'è stato Ferragosto di mezzo e quindi...
ci siamo goduti per lo più Ferragosto e i giorni successivi mi sono goduta perché sono stata in piscina ieri con Lu e mi è venuto a prendere. Siamo andati in piscina a Sesto, abbiamo fatto i tubi, gli scivoli, ci siamo divertiti un sacco. Siamo state tipo dalle 9 fino alle 10:30 di sera in giro e quindi non vi ho ripreso niente perché in piscina non potevo portare la videocamera, non ho neanche portato dietro il telefono. Infatti ho detto mannaggia, sarebbe stato figo riprendervi qualcosa. Sono fatto tipo uno snap di noi in piscina. Poi ho riportato il telefono dentro nell'armadietto perché avevo paura che... Io ho sempre il terrore che mi fottano le cose e anche lei, infatti, non ci siamo portate assolutamente niente. E mi dispiace di questa cosa perché sarebbe stato figo riprendervi anche la discesa degli scivoli. E infatti ci torneremo settimana prossima e quindi porterò con me la GoPro, così vi porterò con me all'interno dell'acqua mentre nuoto e faccio la sirena e sarà tutto bellissimo. E adesso che cosa sto facendo? Oggi è una giornata impegnativissima per me ed è per questo che non vi ho ripreso neanche oggi, che è mercoledì, perché sto facendo un sacco di cose, ossia ho preparato dei progetti per Sephora, come è uscito per Sephora, quindi lavoro, un sacco di cose che andranno poi online, e, cioè non su YouTube ovviamente, ma su Snapchat, perché non so se lo sapete, sto collaborando con Sephora che sarà un progetto lunghissimo e ogni mese ci saranno degli Snapchat sul loro account, quindi Sephora Italia, dove ci sarò io che farò alcune cose, quindi inerenti magari questa volta alla vacanza, la settimana scorsa, il scorso, scusatemi, inerenti alle sopracciglia. Quindi, se volete sapere di più, seguitemi magari anche lì, cioè nel senso seguite sia me su Snapchat perché avviserò anche lì e su Instagram quando saranno online sul profilo di Sephora Italia. Spero abbiate capito. Per il resto, poi, dopo aver realizzato tutti gli snap salvati, convertiti, inviati per l'approvazione, fatte le foto, insomma, un casino, sono veramente contenta di aver fatto tutto. Sto sentendo una canzone di Robby, che è il compagno di Lu, di Luana, Lu la Pupé, la ragazza che mi ha tatuato, se non vi ricordate. E siccome devo girargli un video, anzi in realtà più di uno, però domani andremo in più location a registrare questo video musicale. Ha chiesto a me di registrarglielo perché gli piace come faccio i video ad entrambi, quindi sono veramente gasata di questa cosa perché posso dare finalmente il meglio di me stessa perché non sarò io davanti all'obiettivo, ma sarò dietro e quindi riuscirò a fare tutto quello che ho in testa senza chiedere a terzi che magari i poverini non riescono a capire che cosa ho in testa. E sono contentissima di questa cosa, ho appena sentito la canzone che è bellissima, veramente mi fa venire i brividi e spero veramente di riuscire a fare tutto prestissimo in modo che poi vediate anche voi il risultato e voglio sapere poi cosa ne pensate ovviamente del video che realizzeremo, la canzone soprattutto e vi consiglio di seguire Roby, di seguire Orbo perché è un artista eccezionale davvero, io non lo dico perché sono miei amici, perché è mio amico, ma perché è veramente una persona splendida e merita tantissimo. Io sono la prima a dire che non c'è meritocrazia nel mondo e se posso sono la prima a dire questa è una persona da guardare, questa è una persona che merita e lui merita davvero tanto, ha un talento secondo me che io mi chiedo com'è possibile che ancora non abbia sfondato come si deve? Spero sentirete le sue canzoni e spero vi trasmetta quello che trasmette a me, quello che trasmette a Lula e quello che ha trasmesso ad Andrea, che fino adesso chiunque l'abbia sentito ha trasmesso. E niente, spero vi piace, lo seguirete perché merita tantissimo e merita anche lui, perché io lo dico sempre, se posso aiutare a dare un briciolo di visibilità grazie appunto a voi che seguite me, lo faccio con piacere. Quindi anche lui, anche Luana merita tantissimo, è una tatuatrice fantastica e spero presto di fare altri lavori da lei, continuare a finire queste braccia e riuscire a, insomma, farvi vedere i prossimi lavori insieme. Vi lascio di entrambe le persone, di queste splendide personcine, la mia pazza metà, Lu, tutto qua sotto nell'info box, mi emoziona dire queste cose, quindi niente, andateli a guardare e seguiteli soprattutto. Detto questo, mi ha appena mandato una nota perché ci stiamo confrontando sul video. Buonasera, è buiissimo. Andrea è tornata a casa, io ho preparato le pizze e nel frattempo ero andata giù con mamma a cercare i fumetti, i manga che avevo. E abbiamo scoperto che forse, spero, sono nella nostra cantina. Oddio, tutta la schiena ustionata. Ho trovato una mega sacca con dentro tutti i miei costumi, che io dicevo che non ho costumi, invece ce li ho. E infatti nell'altro vlog l'avevo detto, che babba. E ho trovato le mie vecchie scarpette da danza classica, le mie vecchie punte. Mi stanno un po' strette, però. E queste sono le mie scarpette per andare in punta di piedi come dei gatti.
passo felpato. E Freya vorrebbe tanto provarsi i miei costumi, ma... Sì, questa è una Barbie, perché ci serve per il video di domani, allora l'ho prelevata dalla mia collezione. Mi sono fatta la pizza Zola e mele, Zola e mele. Non vedo l'ora di mangiare, ma questo ombretto ancora, cioè vabbè, ho fatto il video di Sephora, il mini video quelli di Snapchat, che ho provato ho provato i prodotti e infatti... Domani questo me lo devo assolutamente provare sull'occhio. Ed è una bomba, tipo un verde metallizzato con un sottotono marroncino bronzo. E non va via. Non so come farvelo vedere. Non va via. Mamma mia, che goduria! Acciughe! Acciughe salate! Risotto nero di seppia!